Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Ferracini, sono un chirurgo ortopedico presso l'ospedale Koehlicher di Torino e un docente universitario dell'Università di Genova. Siamo in compagnia della dottoressa Roato, che è la responsabile di questo laboratorio di biologia cellulare e bioingegneria della Dental School del Lingotto. Il laboratorio fa parte dell'Università di Torino e voi direte: cosa ci sta a fare un ortopedico in un laboratorio? Noi ci occupiamo di medicina ricostruttiva e rigenerativa, utilizziamo le cellule staminali da tessuto adiposo e per curare in particolare le folle condropatie e l'artrosi, le cellule staminali noi le preleviamo dal paziente, e le rinfondiamo nell'articolazione. In particolare noi trattiamo le forme di sofferenza alla cartilagine sia a livello dell'anca che a livello del ginocchio. Gli studi che facciamo insieme alla dottoressa riguardano la qualità, il numero e l'efficienza di queste cellule che noi studiamo in laboratorio per capire se hanno la potenzialità ricostruttiva e antinfiammatoria che necessitano nel paziente. Dottoressa. Buongiorno, allora, come vi accennava il professor Ferracini, io mi occupo dell'analisi dei campioni isolati dal tessuto adiposo. In particolare noi andiamo a studiare la cosiddetta frazione vascolare stromale che si isola dal tessuto adiposo e che comprende anche le cellule mesenchimali staminali che sono responsabili dell'effetto terapeutico di questi trattamenti. Questo è dovuto al fatto che le cellule mesenchimali staminali svolgono un'importante funzione antinfiammatoria, oltre che favoriscono la rigenerazione del tessuto. Quello che noi facciamo con questo strumento, che è un citoforimetro, è una caratterizzazione delle principali molecole espresse da queste cellule e in particolare questo strumento, che è di ultima generazione, ci permette di fare una sorta proprio di identikit di queste cellule. Come vedete qua noi possiamo identificare la popolazione cellulare di interesse attraverso dei parametri morfologici e fisici. Dopodiché andiamo ad usare degli anticorpi che marcano le molecole espresse da queste cellule. Questi anticorpi sono coniugati con delle molecole fluorescenti che questo strumento è in grado di detettare e quello che noi andiamo a visualizzare è un segnale di fluorescenza che corrisponde all'espressione di una determinata molecola. Le nostre cellule in particolare sono caratterizzate dall'espressione di marcatori come CD73, CD105, CD90, devono essere negative invece per l'espressione del CD45 e hanno poi anche una serie di altri marcatori che non sto qua a descrivere. Quello che è importante sicuramente segnalare è che la percentuale di cellule mesenchimali all'interno dei campioni di diversi pazienti è diversa, varia da soggetto a soggetto. Però nel caso delle cellule mesenchimali staminali derivate dal tessuto adiposo non è dipendente dall'età, in quanto anche soggetti anziani hanno una buona riserva di queste cellule e la percentuale di cellule staminali mesenchimali presenti all'interno del campione non è direttamente correlata al successo e all'efficacia poi del trattamento, in quanto non è detto che chi ha tante cellule abbia un risultato migliore rispetto a uno che ne ha meno. Diciamo che il range di cellule presenti nei campioni è molto variabile, si passa da uno 0,2-0,3%, si arriva anche a un 5-6%, ma appunto non è detto che avere tante cellule sia indice di successo. La nostra esperienza e l'esperienza anche della letteratura è che il numero di cellule non è un indice così determinante, perché queste cellule, grazie alla loro enorme funzione antinfiammatoria, sono in grado di spegnere la risposta infiammatoria e favorire la rigenerazione anche se presenti in